Valar Morghulis, qui Eg della Cittadella, e oggi parliamo di Jon Arryn, il lord talmente importante che da vivo ha dato inizio alla caduta di Targaryen, mentre la sua morte ha dato inizio alla storia delle cronache del ghiaccio e del fuoco. Qual è l'umore nella valle? Chiese. Arrabbiato, ammise Brindentalli. Lord Jon era molto amato. E l'affronto è stato molto sentito quando il re ha nominato Jaime Lannister a una carica che gli Arryn hanno tenuto per quasi 300 anni. Lysa ci ha comandato di chiamare suo figlio il vero protettore dell'Est, ma nessuno si lascia ingannare. E tua sorella non è sola a farsi domande sulla morte del primo cavaliere. Nessuno osa dire che Jon fu assassinato, non apertamente. Ma il sospetto genera una lunga ombra. Jon Arryn è comunemente poco considerato perché la storia si apre con la sua morte, quindi non abbiamo avuto l'opportunità di conoscerlo di persona. Ma nonostante questo, almeno all'inizio è uno dei personaggi più importanti delle cronache, visto che gran parte della storia del primo libro si basa più o meno indirettamente proprio su di lui. Al tempo della sua morte, Jon Arryn era l'anziano lord di Nido dell'Aquila, capo di casa Arryn, difensore della valle e protettore dell'Est, nonché primo cavaliere del re per Robert Baratheon, da quando insieme hanno fatto cadere la dinastia Targaryen. Egli era considerato saggio e prudente e sembra che da giovane fosse di bell'aspetto, con capelli biondi e occhi blu. Jon Arryn è nato circa 80 anni prima dell'inizio della storia, figlio maggiore di Lord Jasper Arryn, ed aveva un fratello e una sorella minori, Ronnel ed Alys Arryn. Come erede di Lord Jasper, Jon era il custode delle Porte della Luna. Poi, con la morte del padre, Jon diventa Lord di Nido dell'Aquila, lasciando il controllo delle Porte della Luna a suo fratello Ronnel. Il castello poi passerà a suo cugino Dennis fino ad arrivare a Nestor Royce, l'attuale custode delle Porte della Luna. Jon Arryn ha avuto in tutto tre mogli. La terza è ovviamente Lysa, di cui parleremo a breve. La prima è Jane Royce, promessa sposa di Jon sin da quando erano piccoli, e si sono sposati quando questo è diventato il Lord di Nido dell'Aquila. Jane però muore durante il parto, lasciando una figlia nata morta. Il suo secondo matrimonio è con sua cugina Rowena Arryn, che però muore anche lei senza figli durante un freddo inverno. Così per molto tempo Jon Arryn è rimasto senza figli propri, ma grazie alle alleanze strette durante la guerra dei Re da Nove Soldi, Jon ha comunque svolto il ruolo di padre, crescendo i giovani Robert Baratheon e Ned Stark come protetti nella Valle di Arryn. I due sarebbero diventati come fratelli ed entrambi amavano Jon e lo consideravano come un secondo padre. E tralasciando tutte le complesse vicende che hanno preceduto la guerra, è proprio questo il motivo dell'effettivo inizio della ribellione di Robert. Infatti, dopo aver giustiziato Brandon e Rickard Stark insieme ai loro accompagnatori, tra cui Albert Arryn, nipote ed erede di Jon, il re folle ordina a Lord Arryn di giustiziare Robert e Ned. Ma Jon voleva troppo bene a quelli che considerava come suoi figli e si rifiuta di obbedire al re, chiamando a raccolte vessilli e dando effettivamente inizio a quella che passerà alla storia come la ribellione di Robert. E come ben sappiamo, la prima battaglia della guerra si svolge proprio nella valle di Arryn, quando Jon e Robert conquistano la città portuale di Goldtown per permettere a Robert di far vela per le Terre della Tempesta e radunare i suoi alfieri. Poi, per ottenere il supporto delle Terre dei Fiumi, viene organizzato un doppio matrimonio in cui Jon Arryn e Ned Stark si sposano rispettivamente con Lysa e Catelyn Tully, le figlie di Lord Oster Tully. Il matrimonio tra Jon e Lysa è stato pensato in particolare per permettere a Lord Arryn di ottenere un erede, visto che durante la battaglia delle campane Jon Connington aveva ucciso Dennis Arryn, cugino ed attuale erede di Jon.
Infatti, la scelta di sposare Liza, seppure un po' strana, anche vista la grande differenza di età, non è stata affatto casuale, visto che Liza aveva dimostrato di essere fertile grazie all'incidente con Dito Corto. Ma tornando alla ribellione, direi che sappiamo tutti com'è andata, e nel caso vi servisse una rinfrescata, vi consiglio il mio video in cui riassumo relativamente in breve tutta la ribellione di Robert. Comunque, non sappiamo di particolari imprese compiute da John Arryn durante la guerra, ma sappiamo che ha partecipato alla battaglia del Tridente. In ogni caso, la cosa veramente importante è che, a ribellione conclusa, una volta che Robert viene proclamato re, nomina John suo primo cavaliere, ruolo che ricopre per i successivi 15 anni, fino alla sua morte. Le prime azioni svolte da John Arryn come primo cavaliere sono alquanto in contrasto l'una con l'altra. Infatti cerca di fare pace con Dorne, visto che la ribellione aveva causato la morte del principe Lywin Martell e soprattutto di Elia e i suoi figli, che erano la sorella e i nipoti del principe di Dorne, Doran Martell. Così John si reca personalmente a Lancia del Sole, riportando le ossa di Lywin, e stipulando una pace con Doran in modo da fermare i piani di Oberyn che avrebbe voluto portare Dorne in guerra a supporto di Viserys Targaryen. Ma allo stesso tempo Jon Arryn incoraggia il matrimonio tra Cersei Lannister e Robert Baratheon, oltre a tenere Jaime nella Guardia Reale per assicurarsi l'alleanza del potente Tywin Lannister. E probabilmente per lo stesso motivo lascia che i responsabili della morte di Elia e i suoi figli rimangano impuniti. In ogni caso, sembra che Jon riesca ad ottenere la pace con Dorne, ma in realtà sappiamo che la vendetta di Doran ed Oberyn Martell viene solo rimandata. Inoltre sappiamo che Lord Arryn dissuade Robert dal far assassinare i giovani superstiti Targaryen, Viserys e Daenerys. Dopodiché Jon continua a governare effettivamente il regno mentre Robert si lascia andare sempre di più ai piaceri del cibo, prostitute, vino e tornei, indebitando la corona. E nel frattempo Jon lascia il controllo della valle di Arryn a Nestor Royce, nominandolo alto attendente della valle. Ma Jon Arryn è responsabile di diverse altre nomine che saranno importanti nel corso della storia, come Ser Hugh della Valle, che diventa il suo scudiero, Janos Slynt, che viene nominato comandante della guardia cittadina ed è stato sempre Jon a portare a corte Ser Mandon Mur, che diventa cavaliere della guardia reale. Ma soprattutto, per cercare di rimediare alle spese folli di Robert, fa convocare a corte Peter Baelish su indicazione di Lysa e lo nomina maestro del conio, senza sapere che Peter in realtà era l'amante di Lysa, e questa svista gli costerà cara. Infatti, nonostante il matrimonio con Lysa non sia affatto felice, dopo diversi aborti spontanei, questa riesce finalmente a dare un erede a John, con la nascita del piccolo e malaticcio Robert Arryn, chiamato in onore del re, anche se non dimostrava la caratteristica forza di Robert Baratheon. Nonostante questo, il piccolo Robert sopravvive per diversi anni e ci avviciniamo quindi alla storia che ben conosciamo, con Stannis Baratheon che, insospettito sulla reale legittimità dei presunti figli di Robert, si reca dal primo cavaliere per discutere ed investigare la faccenda, in modo da ottenere abbastanza prove da presentare al re. Tra queste c'è il famoso libro dal titolo infinito che sarà usato anche da Ned per lo stesso motivo, intitolato Le discendenze e storie delle grandi casate dei Sette Regni con descrizioni di molti alti lord e nobili lady e i loro figli, grazie al quale Jon Arryn capisce che i tratti puramente Lannister di Joffrey, Myrcella e Tommen non corrispondono a quelli che dovrebbero avere essendo figli di un Baratheon. Per prepararsi al casino che sarebbe successo una volta che Robert avesse scoperto la verità, John decide che avrebbe mandato il piccolo Robert Arryn come protetto a Roccia del Drago con Stannis.
Marito corto, che aveva altri piani, approfitta del fatto che Liza non volesse che Stannis le portasse via il figlio e la convince ad assassinare il marito in modo che i due amanti potessero finalmente stare insieme. Così, su indicazione di Dito Corto, Liza avvelena Jon con le lacrime di Lys, il primo cavaliere sano fino al giorno prima di leggere il fatidico libro finisce a letto per un'inspiegabile malattia. Il maestro Colemon prova a curarlo come può, ma Pycelle prende il suo posto in modo da assicurarsi che Jon non sopravvivesse, proteggendo così il segreto dei Lannister. Ovviamente la mossa di Pycelle è alquanto inutile, perché da quel che sappiamo non ci sono speranze di guarire dalle lacrime di Lys. Però Pycelle non sapeva dell'avvelenamento compiuto da Lysa. Ma è comunque interessante notare il complesso intreccio di complotti tra l'incesto dei gemelli Lannister, l'incondizionata fedeltà di Pycelle nei confronti di Tywin, il tradimento di Lysa e gli astuti piani di Dito Corto. Fatto sta che Lord Jon Arryn muore avvelenato dalla propria moglie, come una delle prime vittime dei complotti che danno inizio alla storia che ben conosciamo. Nei suoi ultimi momenti di vita, Jon menziona spesso il nome di Robert, il suo figlio più amato, ripetendo anche che il seme è forte. Lysa pensa che stesse parlando di loro figlio Robert Arryn e che si riferisse al fatto che nonostante tutto sarebbe cresciuto sano e forte. Ma ovviamente Jon si riferiva a Re Robert, che più di ogni altro è stato un figlio per lui. Il seme forte significa ovviamente che i tratti dei Baratheon sono dominanti. Quindi, con le sue ultime parole, l'onorevole Jon Arryn voleva avvertire il suo amato figlio acquisito del tradimento dei Lannister. Sfortunatamente lui non riesce nell'intento, morendo come vittima di intrighi ben più grandi di lui, sorte che toccherà anche al suo successore. Ma di questo potremo parlare in futuri video. Per essere sicuri di non perderli, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete. Balardo Eris.